voce delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersex e asessuali è ora, qui, in 6 città toscane. Oltre ad Arezzo, il Toscana Pride oggi è anche a Firenze, a Livorno, a Pisa, a Pistoia, a Siena. E in questo momento si sta manifestando in contemporanea per ribadire che il disegno di legge Zan non si tocca. Ancora tanti diritti negati per coloro che fanno parte del mondo LGBT. Il grido che arriva da Arezzo, una delle città che ha ospitato il Toscana Pride, è forte e chiaro. Il DDL Zan deve essere approvato così com'è, senza modifiche. E poi ci sono i diritti delle famiglie arcobaleno, ancora diritti negati. Io sono la madre non biologica e non risulto, cioè per lo Stato sono una madre fantasma, non sono riconosciuta. I bambini e le bambine, e alcuni di questi ormai in Toscana ma anche in Italia sono ormai adolescenti, sono considerati bambini e bambine di serie B. Molte persone pensano che dopo la legge sull'unione civili ormai siamo arrivati come famiglia alla parità di diritti. Invece questo non è accaduto perché dalla legge sull'unione civili sono rimasti esclusi proprio i bambini e le bambine. Alcuni sindaci più illuminati hanno forzato un po' e hanno, come dire, trascritto i nomi del genitore sociale nei documenti all'anagrafe. Sono state, diciamo, un processo, quindi ci sono alcune famiglie riconosciute e alcune no. Questa situazione, diciamo, a macchia è un qualcosa che va risolto, ma penso che vada risolto dallo Stato, dal legislatore, non più con battaglie nei tribunali, ecco. Quindi si auspica una legge che tuteli e porti pari diritti per tutti. Se il sindaco Ghinelli facesse questo atto nei vostri confronti, ne sareste felici? Abbiamo già provato questa strada, che però abbiamo perso, quindi è stato un tentativo, ma è andata così. È molto dura, sinceramente, e il nostro obiettivo è, dopo il matrimonio, quello di chiedere l'adozione di Noah da parte sua, che è la mamma non biologica. Speriamo di riuscirci, ma è molto difficile, insomma, non è una situazione facile da affrontare e vogliamo assolutamente che i diritti di Noah vengano riconosciuti dallo Stato. Cosa avete provato, ecco, a fare questo passaggio che diceva Valentina con il sindaco di Arezzo, a far trascrivere la vostra unione? Ancora no, lo faremo. Siamo qui tutti insieme affinché possa continuare la nostra lotta, affinché il DDL Zan possa essere approvato così com'è, senza modifiche e senza bisogno di ritrattazioni continue, perché i diritti sono per tutti e quindi anche noi abbiamo diritto ad accedervi. Però non ci si rende conto di quante vittime ci sono anche in determinate famiglie che vengono bullizzate dai propri stessi genitori perché loro stessi non si rendono conto che non siamo diversi da altre persone. È solo una nostra libertà.